Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolani. Che bello vederti, Marco, buongiorno. E allora il mondo digitale non avrà più segreti se chiamate il numero 06 37 35 3302 oppure inviateci una mail a unomattinoinfamiglia@rai.it oppure scriveteci su Facebook o su Twitter. E allora Marco, bene, sì, qualche segreto, però dobbiamo dirlo, va giusto, conservato, soprattutto se si tratta della privacy dei bambini. Certo. Chi ha lanciato l'allarme? Il garante della privacy, che ricorda che niente online è privato, perché a volte magari ci sono delle impostazioni per la privacy nei vari siti, in Facebook per esempio, dove magari puoi scegliere di far vedere le foto solo agli amici, e allora magari uno è sereno e convinto che, come dire, tanto lo vedranno solo gli amici, mentre ricordo... Ma non è così invece? Non è così, nel senso che in linea di principio tutto quello che viene messo online è sempre, come dire, potenzialmente pronto per circolare, anche perché, anche se sono private, chiunque può fare uno screenshot, cioè ovvero può fare una fotografia dello schermo e ripubblicarla da altri, da quel momento in poi. Per cui ricordate sempre, tutto quello che mettete sulla rete è sempre potenzialmente di dominio pubblico, quindi grande attenzione soprattutto per i minori. Okay? Ed è tempo di soccorrere il primo paziente digitale di oggi. Pronto? Pronto, buongiorno professore. Ho dei video su un DVD e vorrei trasferirli sul mio tablet. Come posso fare? Grazie. Ok, trasferire DVD, quindi video, su computer, anzi su tablet, mi pare di capire. Quindi, come fare? Prima cosa, bisogna usare un computer, perché il tablet di solito non ha un DVD lettore attaccato. Ok, ce ne sono alcuni che lo possono avere, ma è raro e complicato. Quindi un bel computer, si prende il computer, si inserisce il DVD, si cercano dei software pieno, andate su qualunque motore di ricerca e cercate conversione DVD. Basta questa frase. Ma sono a pagamento? Sono molto grati, la maggior parte sono gratis, tiratene giù uno gratis, scaricatelo. E il principio è molto semplice, si utilizza quel software per trasformare il DVD in un file fatto apposta per essere riprodotto sul proprio tablet. Una volta che avete il file video, attaccate il tablet al computer, vroom, lo trasferite attraverso uno dei tanti sistemi che ci sono e ve lo ritrovate là. È molto comodo quando volete far vedere ai propri figli magari qualche, no, un qualche video, un cartone animato, eccetera, e lo avete sul tablet. Beh, sembra facile comunque. Sì, non è difficilissimo, dai. Ed ora video curiosità, sono curiosa di vedere, di conoscere, ecco il video che ho pescato sul web questa settimana. Bellissimo, si utilizzano sempre più robot, no, per fare... Beh, ormai sono il futuro. Brava, il futuro. Sostituiranno tutti. A volte, esatto, a volte ci si gioca anche con questa cosa. Allora in questo hotel di Giappone hanno usato un robot dinosauro, dei robot dinosauro che sembra che non dicano niente, però parlano in giapponese. E praticamente accolgono alla reception dell'albergo dei dinosauri, anche perché è un hotel un po' particolare, vedi, con tutta questa cosa un po' tipo... Ma non è Jurassic Park, sì, tipo Jurassic Park come concetto, non è Jurassic Park. Ma è un hotel vero? È un hotel esiste? Vero, esiste, vanno là i giapponesi tutti felici. Peraltro sai che ai giapponesi piacciono tanto i robot, no? Peraltro tra qualche giorno andrò anch'io e... in Giappone? In Giapone, sì, per lavoro, sono diventato worldwide. Ormai international. Vedete, adesso nel video si vedono non solo i due robot. Non ho capito, l'hanno fatto per ottimizzare i costi o per raccogliere più persone un po', però, possibili? Brava, però siccome la maggior parte del check-in, cioè di quando vai e entri in un albergo, ormai è digitale, cioè non fai più la carta d'identità. C'è sempre qualcuno che ti accoglie. Ormai sì, ma carte di credito, lo fa il nostro dinosauro. Bello, e tutto il resto così è digitale. È divertente, dai. Molto divertente, vabbè. E continua il nostro viaggio tra passato e futuro in collegamento. Oggi spazio temporale, ebbene sì, abbiamo il nostro prof Camisani Calzolari con il suo fratello gemello. Eccolo, vediamolo. No, vabbè. Fantastico. No, questo è troppo però, questo è troppo. Ma in che anno sei, Marco, in che anno sei? Nel 1980 ovviamente, perché? E tu in che anno sei? Nel 2017. Veramente? Sì. Pazzesco. Senti, ti posso fare delle domande sul futuro? Ma certo, vai, se hai tempo. Allora, aspetta solo un secondo perché devo telefonare prima per avere tempo alla segreteria telefonica che ho a casa, perché ovviamente aspettavo delle chiamate importanti, ma sono qua. No, segreteria telefonica non c'è più qua, noi tutto con lo smartphone. Davvero? Sì, ovunque vai hai il telefono sempre con te. No. Non c'è più il telefono a casa, via, basta, roba antica, smartphone. Senti, e allora un'altra domanda. Vai. Ad esempio, io questa sera registro un film sulla Rai, no? Perché è bellissima la Rai, poi ho dei film bellissimi. E uso questa.
No, corretto, roba... questa almeno c'è ancora. No, è roba antica quella lì. Sempre smartphone, si guardano i film qua, tutto qua, smartphone, via, internet, anche la Rai, tutto su internet. Wow. Sì. Musica? La musica c'è sempre, la musica, c'è questa qua. Sì, che c'è. La normale audiocassetta che abbiamo tutti. No. Cioè, tu, si ascolta la musica, no? No, una volta, adesso sempre sullo smartphone. Praticamente lo smartphone contiene la musica, tutto. Tutto smartphone. Wow. E i calcoli? Li fate sempre i calcoli, certo, no? Li facciamo. La calcolatrice, i calcoli, dai. Sì, ma anche quella sullo smartphone, caro. Anche quelli, calcolatrice. Che bello, che è il futuro. Senti, ti posso fare una foto? Certo, una foto, vai, del futuro? Mettiamoci un po', lì, le foto le fate sempre anche voi, no? Le foto con queste, con le macchine fotografiche. Sì, le facciamo in realtà, però con lo smartphone anche quelle. Perché c'è una telecamerina qua, vedi? Non mi dire che fate anche il caffè con lo smartphone. Certo! No, scherzo, quello no. Tranquillo, sereno. Ciao! Ciao Marco! Ciao! No, vabbè, il tuo fratello gemello è rimasto agli anni 80! Hai visto, dal passato! Solo tu, vabbè, comunque io li seguo sempre i tuoi video, È belli, ecco. Devo essere sincera. Sì, perché ogni giorno pubblico dei video su Facebook, anche i telespettatori se vogliono cerchino il mio nome, Marco Camisani Calzolari, su Facebook e trovano tutti i miei video. E vale veramente la pena, grazie, ve lo consiglio. Grazie. Ed ora ti leggo il messaggio che ci ha scritto Tiziana, Marco. Sì? Sono una nonna con molte difficoltà informatiche e avrei bisogno del suo aiuto. Avevo un vecchio telefono cellulare che disponeva della modalità vocale. Quando squillava mi diceva a voce alta: Mario Rossi, richiama, come? Rispondi o rifiuti? Molto. Per Natale mi hanno regalato un nuovo smartphone e con mia grande disperazione non ho trovato questa funzione. Dove la trovo nell'impostazione? No. Oppure la posso aggiungere magari con qualche app? No. Come si chiama? Tiziana. Allora, probabilmente anche il suo telefono, signora Tiziana, ha questa funzionalità. Bisogna solo attivarla ed è piuttosto facile. Basta andare dentro impostazioni, quelle del telefono, impostazioni vocali, poi dopo, e poi da testo a voce e andare proprio a inserire la possibilità di rispondere a voce, oppure si va dentro lingua, inserimento, lettura notifiche, eccetera, oppure dipende dal modello, no? Adesso le faccio un esempio con un altro tipo meglio. Di modello di telefono, per esempio, dove dentro le impostazioni si va dentro telefono e una volta che si va dentro telefono, qui telefono, c'è proprio la leggi nome chiamante, oddio chiudo qua perché sennò si vede il mio numero, leggi nome chiamante e dentro nome chiamante è possibile trovare far ripetere a voce il numero, il nome del chiamante. Bene, speriamo che la signora Tiziana, insomma, abbia capito, altrimenti ci può sempre riscrivere. Adesso continuiamo a parlare, Marco, di genitori e digitale, sì. Perché, insomma, dobbiamo parlare del termine controllo parentale, oppure come si dice in English, visto che tu sei più esperto. Parental control. Ecco, dillo tu, grazie. Prego. Eccolo qua, in italiano. Controllo parentale. In sostanza, la parola controllo parentale rappresenta tutte le soluzioni digitali per bloccare determinati siti web, filtrare alcuni contenuti, magari alcune pagine non adatte ai minori, eccetera. E la maggior parte dei computer ha questa funzionalità. Per cui quando avete dei bambini, dei minori, dei piccoli in casa e volete filtrare magari i contenuti e lasciarli tranquilli navigare con il computer, attivate il controllo parentale e sarete più sereni. E dopo la moglie manga... della quale che ricordiamo manga, che mangava, perché ne abbiamo parlato, certo, qualche settimana fa, sì. Arriva sempre dal Giappone anche il fake friend, brava, cioè l'amico finto, l'amico che serve all'occorrenza, perché infatti è per quello che adesso sto partendo per andare proprio a fare un'esplorazione, cioè, in Giappone per andare a vedere gli amici. Ne ho tanti veri fortunatamente, come meno male, meno male. Per te. E allora per i solitari, no, per quelli più solitari, soprattutto in Giappone dove c'è una cultura diversa e a volte succede, e magari nelle grandi città eccetera, si possono noleggiare degli amici finti per tutto, matrimoni, finti parenti, per varie ragioni, non chiediamoci il perché, eccetera, ma anche noleggiare amici per i selfie. E c'è una sorta di catalogo dentro questa applicazione che si chiama Real Appeal, che sostanzialmente ti fa scegliere, dici: ma io vorrei fare un selfie con uno biondo, alto, con una, non so, con certe caratteristiche fisiche, piuttosto che no, e te la arriva, dice: a che ora ci vediamo? Quanto vuoi? 400 yen, benissimo. Inquietante questa cosa, abbastanza. Però non è meglio uscire e socializzare? Fate così, andate in giro, il primo che trovate dice: ehi bello, vieni qua, fai un selfie con me, dai, ciao, via.
Grazie a Marco Camisani, Calzolari, che troveremo sabato prossimo con altre novità.